Finora abbiamo visto le onde meccaniche, che sono quelle che si propagano nei mezzi materiali. Ora vediamo le onde luminose, dette anche onde elettromagnetiche, che invece si possono propagare anche nel vuoto. Le onde elettromagnetiche furono scoperte nella seconda metà dell'Ottocento da Maxwell per mezzo delle equazioni dell'elettromagnetismo e poi furono generate e rilevate sperimentalmente da Hertz applicando una tensione oscillante a un'antenna metallica. Alla fine dell'Ottocento. Entriamo in qualche dettaglio. L'esistenza di onde che si propagano è sempre descritta da un'onda di questo tipo, da un'equazione di questo tipo che si chiama equazione di D'Alembert. È un'equazione complicata, un'equazione differenziata alle derivate parziali. Senza entrare nei particolari, qui ci basta sapere che ogni volta che viene fuori un'equazione di questo tipo, allora vuol dire che ci sono delle onde che si propagano. La quantità che oscilla e che si propaga, per esempio le sovra e le sottopressioni dell'aria per le onde sonore, è indicata con la lettera ψ. E V rappresenta la velocità di propagazione dell'onda. Questa complicata equazione differenziale ammette soluzioni elementari di tipo onde armoniche, cioè le onde progressive e le onde regressive, con tutti i simboli che già conosciamo. Questa premessa sull'equazione di D'Alembert ci serve solo per capire come furono scoperte e previste da Maxwell le onde luminose. Infatti Maxwell, rielaborando le equazioni dell'elettromagnetismo, giunse a scoprire queste due equazioni di tipo D'Alembert, equazioni che quindi indicavano l'esistenza di onde che si propagavano nello spazio. I vettori E e B sono il campo elettrico e il campo induzione magnetica. Allora la forma matematica di queste onde di tipo D'Alembert indicava che il campo elettrico e il campo induzione magnetica si propagavano nello spazio in forma di onde. Infatti, se confrontiamo queste equazioni matematiche con la classica equazione di D'Alembert delle onde meccaniche, vediamo che la struttura dell'equazione è identica. I campi elettrico e induzione magnetica, quindi E e B, rappresentano in questo caso la funzione ψ e l'inverso della velocità al quadrato, 1 su v alla seconda, è il prodotto epsilon 0 mi 0, che sono due costanti che rappresentano le proprietà elettromagnetiche del vuoto. Epsilon 0 è la costante dielettrica del vuoto e mi 0 è la permeabilità magnetica del vuoto. E sono due valori noti, due grandezze note. Dal confronto tra queste due equazioni di tipo D'Alembert e l'equazione classica di D'Alembert per le onde meccaniche, o meglio confrontando 1 su v alla seconda con epsilon 0 mi 0 si ricava la velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche, cioè delle onde attraverso le quali si propagano i campi E e B. Questa velocità è data da questa formula e siccome si conoscono le proprietà elettromagnetiche del vuoto, cioè epsilon 0 e mi 0, eseguendo il calcolo si trova 300.000 km al secondo, che è proprio la velocità della luce. Dunque Maxwell scoprì prima che il campo elettromagnetico E e B si propaga nello spazio in forma di onde perché è descritto da equazioni del tipo D'Alembert, quindi equazioni delle onde. Poi calcolò qual è questa velocità di propagazione del campo elettromagnetico, scoprì che corrispondeva perfettamente alla velocità della luce e allora capì che la luce è un'onda elettromagnetica. Quindi due fenomeni che fino ad allora erano stati considerati separati, quindi la luce, l'ottica e l'elettromagnetismo, vengono ora unificati. La luce è elettromagnetismo. Prima abbiamo detto che l'equazione di D'Alembert delle onde ha per soluzioni elementari le onde armoniche progressive e regressive. Dunque anche queste equazioni delle onde elettromagnetiche, che sono di tipo D'Alembert, hanno per soluzioni elementari delle onde armoniche progressive e regressive, che viaggiano con questa velocità di 300.000 km al secondo. Queste onde elettromagnetiche di tipo armonico vengono chiamate monocromatiche, cioè di un solo colore, vediamo dopo meglio perché. Dunque, riassumendo, le onde elettromagnetiche più semplici, con cui il campo elettrico e il campo induzione magnetica E e B si propagano nello spazio, sono onde di tipo armonico, cioè onde sinusoidali o cosinusoidali, dove il campo elettrico e il campo induzione magnetica oscillano come un seno o un coseno. E queste onde, nel caso della luce, non si chiamano onde armoniche, ma si chiamano monocromatiche.